Ciao a tutti e bentornati sul canale. Per San Valentino penso che non possa mancare, al di là dei cioccolatini, delle rose, della cena romantica, un bigliettino per esprimere su carta quello che proviamo per il nostro amato o la nostra amata. Devo confessarvi che sono stata molto combattuta su come realizzare questo video. In principio volevo mostrarvi molti più bigliettini, volevo darvi più idee, più spunti possibili, ma poi, qualche giorno fa, ho letto una bellissima poesia di Jacques Prévert e il mio cuore, come si suol dire, non ha voluto più sentire ragioni. Con la mente cercavo di impormi il programma che mi ero prefissata, ma poi ho ceduto alla bellezza e alla semplicità di quella poesia e ho deciso di realizzare un unico bigliettino ispirandomi a quelle belle parole. Ho deciso di inserire in una fiala di vetro quei tre fiammiferi celebrati nella poesia, per cercare di dare a loro ancora più importanza. Ho pensato che potranno essere conservati lì una volta accesi, in ricordo di quella notte magica. Sono sicura che in tutte le coppie c'è una scatola ricordi dove sono racchiuse lettere, fiori essiccati, oppure oggetti di poca importanza come bigliettini del cinema o cucchiaini del gelato, ma che sono importantissimi per i due amati, e ho fantasticato che nella scatola possa essere inserita anche questa piccola fiala, magari con i tre fiammiferi consumati. La poesia forse la conoscete, si intitola Tre fiammiferi accesi e recita così: tre fiammiferi accesi, uno per uno nella notte. Il primo per vederti tutto il viso, il secondo per vederti gli occhi, l'ultimo per vedere la tua bocca. E tutto il buio per ricordarmi queste cose, mentre ti stringo tra le braccia. Sono rimasta molto sull'essenziale, proprio per enfatizzare ancora di più i tre fiammiferi. Ho scelto di scrivere Buon San Valentino con un font molto basico, ma allo stesso tempo elegante. E ho voluto applicare un piccolo cuore rosso asimmetrico che mi fa molta simpatia e tenerezza. Ho realizzato una busta tridimensionale rossa con la envelope punch board, in modo tale che potesse contenere l'intero bigliettino senza stropicciarsi. L'envelope punch board è uno strumento per creare buste personalizzate e molto altro, come fiocchi, cestini portacompetti, eccetera eccetera, e da quando l'ho scoperto non posso più farne a meno. Ora mancano solo i nostri pensieri per il nostro lui o la nostra lei e il bigliettino è pronto. Ho scelto di chiudere la busta con un bel fiocco bianco, in modo tale che potesse risaltare ancora di più e che richiamasse allo stesso tempo il colore di sfondo del bigliettino. Fatemi sapere se rifarete questo progetto, sarò molto felice di condividere con voi questa emozione. Spero che questo video vi sia piaciuto, se fosse così lasciatemi un mi piace, in questo modo aiuterete me e il mio canale a crescere. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi miei video. Ci vediamo presto e buon San Valentino a tutti, ciao!